Un weekend imperdibile per chi verrà a Teramo questa settimana. Sabato 5 ottobre torna Sport sotto le stelle con il centro storico cittadino che si trasformerà in una palestra a cielo aperto. E poi domenica 6 ottobre è il compleanno di Ivan Graziani e tutta la città si troverà a cantare con i figli del cantautore teramano in Piazza Martiri. Un weekend imperdibile a Teramo con chi? Partiamo con sabato, con Sportissimamente, l'undicesima edizione, tantissime federazioni hanno aderito come ogni anno e quindi ci aspettiamo tantissimi sportivi in tutto il centro storico di Teramo e tantissime attività sportive da poter provare e perché no magari da poter praticare durante tutto l'anno. È un appuntamento importante, il CONI l'ha premiato come una delle manifestazioni sportive più importanti in Italia di promozione sportiva, quindi ecco, siamo contenti di organizzare anche quest'anno questa manifestazione, devo dire anche grazie al grandissimo contributo di Guido Campana che su questa manifestazione insomma dà sempre la massima disponibilità. E poi c'è il compleanno di Ivan Graziani. Sì, anche qui non abbiamo voluto insomma mancare questo appuntamento, ricade proprio nel giorno del compleanno di Ivan, ci sarà questo grande concerto in piazza Martiri con i figli Tommy e Filippo e la partecipazione di Lavinia, una ragazza che poi ha partecipato a X Factor, che insomma parteciperà a questo concerto, ci sarà un duetto con Filippo. Ricordiamo Ivan perché probabilmente questa città ha fatto troppo poco per Ivan Graziani. È nostra intenzione insomma iniziare tutta una serie di discorsi, al di là adesso della statua, ma c'è in ballo anche una filodiffusione sulla città che possa riproporre le sue canzoni in orari prefissati, quindi dobbiamo ricentrare la sua figura sulla nostra città perché troppe regioni, troppe città tentano di strapparla alla nostra cittadina dove insomma lui è nato e cresciuto. Semplice ed efficace dunque l'omaggio che Teramo vuole tributare ad Ivan Graziani, un omaggio che però duri tutto l'anno. A via Capuano infatti a breve ogni giorno alle 18 in filo diffusione risuonerà una canzone di Ivan.